Dunque, tutto è successo che l'Agenzia Italiana del Farmaco ci ha informato che è stato disposto ieri, questo è avvenuto, il ritiro sia da parte delle farmacie che della catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo, ranitidina si chiama. Sono 195 i farmaci con ranitidina prodotti dalla ditta indiana Saraka Laboratoire ad essere stati ritirati dal commercio dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha disposto anche il divieto di utilizzo di tutti gli altri farmaci con lo stesso principio attivo, utile ad alleviare i bruciori di stomaco, i reflussi e le ulcere. Tra questi c'è anche il celebre Buscopan. Il motivo è la presenza in alcuni di questi lotti di un'impurezza denominata nitrosodimetilammina, una sostanza classificata tra quelle probabilmente cancerogene appartenenti alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci antiipertensivi. In questi casi le autorità sanitarie operano secondo il principio di precauzione che prevede di ridurre al minimo il rischio per il paziente, limitando l'esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa. Per precauzione l'AIFA ha disposto la sospensione in Italia di tutti i farmaci, sia che siano farmaci equivalenti, sia che siano specialità medicinali, sia per uso umano che per uso veterinario, di tutti i farmaci, di tutte le ditte che contengono la ranitidina, che sarebbe il principio attivo e che serve per la cura dello stomaco. L'AIFA ha fatto in modo di ritirare indistintamente tutto, pur non essendo ancora sicuro che tutti questi farmaci possono essere stati inquinati, come è stato riscontrato in questo particolare caso. Tra le informazioni ai cittadini nel sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco si legge che non si attende un rischio acuto per il paziente che abbia già assunto medicinali contenenti ranitidina. È poi possibile scaricare l'elenco dei lotti di farmaci contenenti il principio attivo, quelli per i quali è stato disposto il divieto d'uso e quelli che sono ancora autorizzati in Italia.